E veniamo ora all'accordo siglato per il contratto dei metalmeccanici. Dopo 8 anni c'è anche la firma della FIOM CGIL. Ce ne parla Nicolò Bellagamba. Una firma che sancisce un accordo storico e innovativo tra industriali e sindacati dei metalmeccanici. Storico perché la FIOM firma un'intesa unitaria dopo 8 anni. Innovativo perché c'è la centralità del welfare e vengono sfruttati i vantaggi fiscali. Si riafferma un contratto per tutti i metalmeccanici che estende i diritti, il lavoro e tutela il salario e garantisce che quelli che lavorano hanno pari dignità e pari diritti. Ai lavoratori andrà un aumento in busta paga di 92 euro al mese complessivi entro il 2019, 85 per il recupero dell'inflazione e per rinforzare la previdenza complementare e la sanità integrativa. Poi ci saranno 7 euro per la formazione dei lavoratori, previsti anche dei benefit per spesa scolastica e trasporti. Oggi abbiamo compiuto un importante passo di rinnovamento culturale nelle relazioni industriali, insieme con il sindacato. Abbiamo fissato le ragioni per una nuova alleanza imprese lavoro. L'accordo sarà sottoposto al referendum dei lavoratori prima di Natale. Palombella Will sottolinea l'importanza del nuovo contratto nazionale. È stata la trattativa più difficile per la categoria dei metalmeccanici. È un accordo unitario che riapre le relazioni industriali del paese in senso innovativo e per diffondere partecipazione e contrattazione.